per entrare in contatto con delle realtà del territorio, non solo, quindi per iniziare a creare delle basi per il proprio futuro professionale. Beh, innanzitutto preparando un curriculum che rappresenti lo studente sia nelle esperienze scolastiche ma anche nelle piccole attività che possono qualificare e identificare lo studente stesso. Secondo me non c'è un candidato ideale, è arrivare nel posto giusto al momento giusto. Allora, secondo me bisogna fare un curriculum abbastanza sintetico, ma che sia rappresentativo di se stessi, quindi un giusto compromesso tra la rappresentatività e, come dire, utilizzare però delle cose che lo contraddistinguono rispetto alla massa dei profili. Sicuramente essere umili, come dire, apprendere anche dalle cose che a volte possono sembrare più banali, perché poi ogni esperienza, ogni rapporto può sicuramente arricchire l'individuo, quindi non focalizzarsi solo in un ambito, ma essere aperti a rimettersi in discussione, ad essere flessibili. La capacità di parlare, ad esempio, una lingua inglese, piuttosto che interagire con altre culture e altre metodologie, è importantissimo. Quindi per noi è assolutamente, cioè tra le competenze ricercate, è quella di priorità 1.